La fondazione Demos è stata certamente antesignana nel mondo degli ITS. Quello di oggi è un passo, un'evoluzione importante per un sistema che è stato detto che anche in ambito nazionale, quello del Molise, sta risultando vivace, interessante. Sì, devo dire che oggi celebriamo un momento importante che consta di due cose. Innanzitutto abbiamo l'ingresso nella compagine della fondazione, della fondazione Turismo e Cultura Molise come socio fondatore e questo crediamo fortemente possa riqualificare ancora di più l'offerta formativa in ambito turistico, visto che appunto la fondazione del Turismo e Cultura Molise ha in pancia una serie di tra aziende pubbliche e private, scuole che saranno in grado proprio di strutturare meglio l'offerta formativa e di in qualche modo cercare di far esplodere sempre di più ed esplorare sempre più delle varie accezioni del turismo nel Molise affinché possa diventare un flusso sempre di più stabile e quindi non essere poi soggetti a quello che non vorremmo mai, ossia al mordi e fuggi. E sappiamo che questo avviene nel momento in cui riusciamo a qualificare gli operatori che si rivolgono poi all'utenza finale. Celebriamo quindi questo ingresso nella fondazione e inoltre lanciamo anche il nuovo corso sul turismo che avrà inizio a ottobre del 2024 e proseguirà per i successivi due anni, 2024-2026, e consterà appunto di 1800 ore che si svolgeranno all'interno, diciamo nella maggior parte dei casi, più del 50% dei casi, delle aziende di turismo, dove le docenze e gli assistenti saranno proprio provenienti dal mondo del lavoro, quindi del comparto turistico, e cercheremo in qualche modo di trasferire, per dare competitività alle imprese del settore, tutte le competenze che riguardano le nuove tecnologie emergenti, appena emerse, che parliamo di realtà virtuale aumentata, di marketing digitale, che consentirà in qualche modo di raggiungere un'utenza sempre più ampia e importante. Quindi tutto questo oggi celebriamo, quindi siamo felici che l'ITS Demos cresce e diventa sempre più capillare e tentacolare su tutto il territorio molise, perché avremo sempre più sedi sia nell'Alto Molise che nel Basso Molise, dove si svolgerà l'alta formazione tecnologica. Lei, da donna d'azienda, sa troppe volte meglio di me come a volte l'economia abbia bisogno di pochi freni dalle istituzioni, che invece a volte viaggiano ad un ritmo, per così dire, più compassato. Ascoltando la creatura ITS in senso lato, si ha come un po' la sensazione che probabilmente queste figure che entreranno direttamente nel mondo del lavoro siano destinate anche ad aprire e a rompere la barriera del fare rete, dell'essere comunque filiera, come si suole sempre dire in questo senso. Un dibattito, quello sul turismo di sistema in Molise, che forse è sempre mancato. Riuscirà, ecco, questa creatura probabilmente a sopravanzare anni e anni di dibattito e finalmente portare a terra questo discorso di sistema turistico in Molise? Ma noi ci stiamo provando. L'ITS Demos, che nasce nel 2010, è cresciuto tanto ed è cresciuto proprio facendo rete con tutte le entità del territorio, quindi aziende private, aziende pubbliche, istituti di ricerca, università, scuole. Quindi attraverso questa rete la scuola diciamo, altamente professionalizzante sta crescendo e oggi ne è la riconferma, perché abbiamo con noi come socio fondatore un'altra fondazione che potrà aggiungere valore e qualificare meglio l'offerta. Quindi effettivamente l'ITS consente, anche per sua natura, perché l'ITS è un istituto che ha la possibilità di erogare formazione non canonica e non accademica, ma flessibile. Quindi questo cosa ci consente? Di raccogliere il fabbisogno formativo. Quindi noi dobbiamo necessariamente rivolgerci alle varie aziende
più o meno piccole o grandi del territorio, per cercare di comprendere quali sono i fabbisogni. Oggi ce ne sono tanti, perché sappiamo che c'è spopolamento, sappiamo che c'è calo demografico, quindi noi la prima cosa è ci relazioniamo quante più aziende possibili dei comparti su cui andremo poi a agire con la formazione. Nel caso specifico del turismo, noi colloquiamo con le varie aziende esistenti sul territorio, chiediamo di che cosa hanno bisogno, ossia quelle risorse su che cosa devono essere formate, su quali materie, chiediamo a loro anche da parte di quali docenti, che devono essere non solo del territorio ma anche da, diciamo, che provenienti dal territorio non solo nazionale ma anche internazionale. A quel punto, in una diciamo a due mani, diciamo, creiamo un piano formativo, e alla fine cosa ne otteniamo? Proprio grazie a queste sinergie e a questo ecosistema che io chiamo funzionale, otteniamo dei ragazzi che si sono formati sulle materie che hanno scelto, quindi altamente motivati, su materie, su diciamo, materie specifiche che sono state richieste dalle aziende stesse, e quindi abbiamo certezza, perché con i numeri alla mano, che a 6 mesi e 12 mesi dall'ottenimento del diploma abbiamo circa l'80% di successo occupazionale, quindi 8 persone su 10, diciamo 80 su 100 se vogliamo dire, su base 100, riusciranno a trovare lavoro, altamente motivati, e questo è una vittoria, un rapporto win-win tra appunto le imprese e chiaramente le risorse umane, gli studenti, perché gli studenti trovano lavoro nelle materie che hanno scelto, si sono qualificati, quindi si possono meglio spendere non solo a livello locale ma anche nazionale e internazionale, perché ricordiamo che il diploma è un EQF quinto, quindi significa che è spendibile, quinto livello delle qualifiche europee, spendibile in tutta l'Europa, quindi non solo si sono meglio qualificati e quindi possono riuscire anche ad avere, come dire, anche un compenso più idoneo, ma sono, diciamo, anche le imprese dal canto loro hanno trovato risorse specifiche per le quali avevano chiaramente un gap, un fabbisogno, e quindi diventano automaticamente più competitive. Normalmente, chiaramente, gli ITS, e quindi questo è il caso del Molise, servono soprattutto alle PMI, alle piccole e medie imprese, anche alle microimprese tascabili, che non hanno nella maggior parte dei casi le risorse, la forza di fare attività di ricerca e sviluppo, di fare formazione alle risorse interne o appena diciamo assunte. Nelle grandi imprese il ragionamento è un po' diverso, ma noi non le escludiamo chiaramente dalla nostra esplorazione, quindi diciamo questo ci porta a dire che gli istituti tecnologici superiori sono assolutamente idonei e coerenti con la morfologia, ma anche con le caratteristiche economiche del territorio Molise. Un ente come Confartigianato, Imprese Molise in questo caso, è un po' un calcio sui maccheroni, se vogliamo, per questo genere di discorso, perché coniugare la possibilità di avere un'alta formazione in house nella nostra regione, legata così da vicino alle possibilità di sviluppo imprenditoriale, che poi è la microimpresa, quella che sostiene il Molise, era forse un risultato anelato da tanto. Sì, diciamo che si è chiuso un cerchio, perché Confartigianato Molise rappresenta micro e piccole imprese in questa nostra realtà, anche del turismo. E una delle istanze che costantemente arrivano dalle nostre imprese è quella della formazione. Purtroppo ci sarebbe anche la possibilità di assumere nuove risorse, ma molto spesso non si trovano risorse adeguatamente formate, specialmente nel turismo. Quindi noi immediatamente abbiamo aderito alla Fondazione ITS Turismo e Cultura, perché riteniamo che entrare, come dire, attivamente nella formazione dal lato imprenditoriale possa aiutare l'istituto a creare delle figure che poi realmente occorrano alle imprese, che possano quindi avere degli sbocchi occupazionali. Qual è la rete attualmente che lega Confartigianato al turismo in regione? Allora, Confartigianato a livello nazionale, prima che locale, ha appena lanciato il cluster turismo, che purtroppo devo confessare non era presente nelle categorie di Confartigianato. Quindi ci siamo resi conto che il turismo è un driver fondamentale dello sviluppo della regione, ancor più in una regione come questa, dove si può implementare il turismo esperienziale. Noi abbiamo effettuato degli studi, c'è un altissimo gradimento dei turisti, soprattutto stranieri, quando arrivano in Italia a visitare caseifici, pastifici, fonderie, e all'interno di queste aziende diventa
valorizzare essi stessi lavoratori, quindi il cosiddetto turismo esperienziale. In questo caso l'artigiano diventa l'ambasciatore del posto dove il turismo arriva.